Fatemi cominciare segnalandovi due cose. Una, che avrete già notato, che ci hanno cambiato il laboratorio, in realtà per il meglio, nel senso che quello nuovo che ci hanno dato è più ampio di quello precedente. Chi è andato al laboratorio venerdì, ma vi ho mandato gli avvisi, non siamo più nel laboratorio 4D, ma nell'1D. Questo per sempre, per tutto il corso, quindi è un cambiamento definitivo fino a se e fino a quando non ci saranno ulteriori novità. L'altra cosa che vi segnalo è che mi sono sbagliato ovviamente a indicare questa data qui quando ho pubblicato venerdì, adesso la correggerò, operatore in ufficio, me ne sono accorto adesso. L'esercitazione 3, il prossimo laboratorio, non è chiaramente il 5 aprile, perché il 5 aprile c'è già sospensione didattica, ma sarà giovedì 12, ok? Quindi qui non dovete leggere 5, dovete leggere 12. Errore mio, perché non ho controllato il calendario. Ok, allora oggi cominciamo a parlare di cicli e domani invece continueremo sui cicli e spenderemo un po' di tempo domani per completare quell'esercizio dell'alfabeto che vedo che molti hanno cominciato a pensarci oggi e quindi vi lascio ancora un po' di tempo oggi per giocarci. E a vedere qualche, se vogliamo, dettaglio in più su scanf e printf per fare cose un pochino più sofisticate. In questo corso ci sono due grossi gradini. Gradini nel senso di aumenti repentini di difficoltà, di complessità in quello che facciamo. Uno è questo, l'altro saranno i vettori. No? Che sono due argomenti tutto sommato neanche complessi in sé. È finito il mercato. Sono argomenti che in sé non sono necessariamente complessi, ma combinandosi tra di loro permettono di fare, diciamo così, programmi che essi stessi, i programmi, siano più articolati, più complicati. Per cui diventa molto più importante riuscire a mantenere, diciamo così, la lucidità nella progettazione del programma, nella definizione dell'algoritmo, senza buttarsi direttamente nel codice. Quindi l'istruzione per creare i cicli, come vedremo la settimana prossima, quelle per creare i vettori, settimana prossima intendo quella dopo Pasqua ancora, tutto sommato non ci sono molte istruzioni, i concetti generali sono pochi, il problema è che questi poi si ricombinano tra di loro e vedremo che vi accorgerete, no, che anche nel tipologia di esercizi che faremo sarà molto più frequente il mal di testa del tipo ma questo da che parte lo affronto. Quindi è il momento di non scoraggiarsi, no? Queste due settimane, due o tre settimane in cui affrontiamo questi argomenti sono quelle, se vogliamo dipingere la difficoltà del corso come una cosa crescente dall'inizio fino all'esame, queste sono le due settimane in cui c'è una certa, no, impennata, un flesso. Dopodiché le cose, il resto del corso lo useremo, poi faremo i file, faremo le stringhe, tutta una serie di argomenti in più, certo, ma in cui si assesteranno le stesse cose, le riuseremo sempre le stesse cose in modi diversi. Se vi perdete adesso, avete perso il corso. Se vi accorgete che adesso comincia a diventare più complicato, avete ragione. Quindi, secondo me queste sono, visto dall'altro lato, mi accorgo che quando ci sono persone, e ogni anno purtroppo ce n'è sempre qualcuno, che incontrano difficoltà estreme nel riuscire a superare questo esame, vengono all'esame, non riescono a produrre un elaborato decente, alla fine si scopre che invariabilmente le difficoltà sono su queste cose qua, di base. Che uno sembrava fosse facile, fossero stupidaggini, ma in realtà si vanno a annidare profondamente nelle radici di tutto ciò che segue. Vabbè, ma non, qui siamo qua per affrontarle, non per parlarci addosso. Allora, noi avevamo già visto in termini di diagrammi di flusso, fatto anche qualche esempietto, poi non siamo andati molto oltre perché non avendo gli strumenti di programmazione ci siamo dovuti fermare, il significato di
un ciclo. Un programma può contenere dei cicli o ripetizioni qualora nel suo diagramma di flusso ci sia un ritorno indietro. Ossia, attraverso il diagramma di flusso, l'esecuzione del programma ritorna ad eseguire istruzioni che aveva già eseguito in passato, in una iterazione precedente, c'era già passato lì, di lì, in qualche giro precedente. Non è inutile ripetere più volte la stessa operazione, perché molto probabilmente quando ripeto il blocco B, il valore delle variabili su cui il blocco B sta lavorando sarà cambiato. Magari sono a lettura di un dato, se io ritorno a leggere un nuovo dato, beh, il dato nuovo che sto leggendo l'utente inserirà sarà diverso da quello che aveva inserito prima. Faccio una somma, un'elaborazione, un conteggio, questo lavora con dei dati nuovi, quindi non stiamo ripetendo tanto per perdere tempo. Stiamo rifacendo più volte certe operazioni su dati che normalmente sono diversi. Ecco, in ogni ciclo, poi lo riconosceremo nel codice, possiamo sempre riscontrare quattro blocchi, poi ne aggiungeremo uno, quattro fasi, no? Allora, c'è una parte, guardandolo molto da lontano, c'è una fase prima e una fase dopo, che sarebbe il blocco A e il blocco E. Questi blocchi sono fuori dal ciclo, ok? Vengono eseguiti una volta sola, il blocco A, e una volta sola il blocco E. Poi c'è una serie di blocchi che invece sono all'interno del ciclo. All'interno del ciclo noi chiameremo il corpo del ciclo, il contenuto del ciclo, è una serie di istruzioni che è necessario ripetere più volte. E poi ci sarà sempre una condizione logica, booleana, che ci dice se e per quanto è necessario ancora ripetere oppure no il corpo del ciclo. Quindi sarà una condizione che mi dice, è il caso di farlo ancora una volta? Se sì, torno su a farlo, se no, smetto di farlo ed esco. Quindi questa è l'impostazione generale. Avevamo visto velocemente, facendo i diagrammi di flusso, che nei programmi strutturati i cicli possono essere di due tipi, essenzialmente con la condizione in fondo, come questa, e lo chiamiamo ciclo do while, oppure con la condizione in testa, quindi avere la condizione che si chiede per prima cosa, è il caso di fare il ciclo, sì no, e se sì lo fa e poi torna su, altrimenti non lo fa neppure una volta. Due cose devono succedere sempre, se no stiamo facendo errori grossolani. Due cose devono succedere sempre che, dicevo, il valore di alcune variabili devono essere cambiate, modificate all'interno del ciclo. Uno perché il ciclo non sia inutile e non rifaccia cose che ha già fatto prima. Fare 3 più 5 18 volte farà sempre 8, non serve a niente. Ma il problema ce l'abbiamo qua, in questo blocco D, la condizione di ripetizione. La condizione che se trovata vera fa sì che il ciclo venga ripetuto. Allora, quella è una condizione che sarà basata su una serie di confronti, no? A maggiore di 0, AND, B minore di 0, non so, dipende, no, dall'applicazione. Cosa succede se io arrivo qui e questa condizione è vera? Beh, che torno su e rifaccio questo blocco. Se però per caso in questi blocchi B e C i valori delle variabili da cui dipende questa condizione D non venissero mai modificati, non venissero toccati, automaticamente avrei creato un ciclo infinito. Perché io arrivo qua giù, questa condizione, che sarà una condizione logica che dipende dai valori di alcune variabili, la trovo vera. Torno su, rifaccio queste parti, e se queste parti non toccano quelle variabili, quando arriverò al blocco D, ovviamente la troverò di nuovo vera, quella stessa condizione che è basata sui valori delle variabili che non sono cambiate. Allora questo è un errore di programmazione, perché un programma che gira all'infinito senza mai uscire, senza mai terminare, no, non può essere un programma corretto. Quindi dobbiamo sempre assicurarci che un insieme di variabili, che chiameremo le variabili di controllo del ciclo, che sono quelle che permettono al blocco di condizione di decidere se devo continuare o no, ecco, dobbiamo sempre identificare quali sono quelle variabili
e quali, essere sicuri che vengano aggiornate opportunamente in modo che prima o poi, quando il lavoro è finito, questo ciclo possa uscire e che non si incappi per errore in cicli infiniti. A livello di codice C, le istruzioni sono abbastanza semplici. La sintassi è, per creare un ciclo di questo genere, questo è il tipo di ciclo più semplice, quello in cui la condizione è davanti e il corpo, il blocco di istruzioni da eseguire è sotto. Quindi arriva il flusso di esecuzione, arriva qua, valuta la condizione, se la condizione è vera esegue questo blocco e ritorna a rivalutare la condizione, che nel frattempo sarà cambiata presumibilmente. Se la condizione la trovo nuovamente vera, rieseguo nuovamente il blocco e così via, ciclo qui dentro, fin tanto che a un certo punto questa condizione diventerà falsa. Quando diventa falsa, chiaramente esco e proseguo, no, l'esecuzione. L'istruzione, la sintassi C per eseguire questo è molto semplice, while, tra parentesi tonde, la condizione, quindi è simile a un if come sintassi a questo punto, anziché scrivere la parola chiave if, scriviamo la parola chiave while, e poi segue, tra parentesi graffe, qui non sono indicate, perché se ci fosse un'istruzione sola non sarebbero necessarie, ma se quasi sempre ci sarà più di un'istruzione qua dentro, usiamo parentesi graffe per delimitare il blocco che deve essere ripetuto, quindi while, condizione logica, aperta graffa, istruzioni, blocco di istruzioni da ripetere, chiusa graffa. L'altra istruzione, no, non ce l'ho, scusate. Allora, mettiamolo subito, questo è il diagramma di flusso corrispondente, è un modo leggermente diverso di disegnarlo. Allora, proviamo a metterlo alla prova subito con un semplice programmino che poi facciamo crescere, partendo da, quindi, solito programmino che chiamiamo cicli. Così lo vediamo subito. Allora, iniziamo chiedendo di, la cosa più semplice che possiamo fare è stampare i numeri da 1 a 10. Ok? Allora, stampare i numeri da 1 a 10 significherebbe ripetere tante istruzioni di questo genere qui. 1, 2, 3 e così via. Sarebbe un modo, stupido, ma sarebbe un modo. Stupido perché chiaramente porta via tempo. Notiamo che c'è qualcosa che non va bene, ma se qualcuno modificasse questo programma e dicesse stampa i numeri da 1 a 100, cominciamo già a preoccuparci. Oppure se ci dicessero stampa i numeri da 1 a n, dove n lo sceglie l'utente. Allora a questo punto diventa complicato, diventa impossibile andare avanti in questo modo. Printf 1, 2, 3, 4, ma poi quando è che mi fermo? Come faccio a sapere che n sceglierà l'utente? Sceglierà 5, allora devo stampare da 1 a 5, sceglierà 18, devo stampare da 1 a 18. Quante printf metto se non so qual è il valore? Quindi dimentichiamo subito questa strada. Mettiamoci nel caso complicato dove l'n lo sceglie l'utente. Quindi noi immaginiamo che l'utente sceglie un numero, quindi glielo chiediamo, indica un numero, due punti, e lo leggiamo. A questo punto io devo stampare i numeri da 1 a n. Allora, i numeri. Allora, se vogliamo, ogni volta che faccio un'affermazione al plurale, stampa i numeri,
Sto in qualche modo sottintendendo una ripetizione di operazioni al singolare. Non esiste nessuna operazione che stampa i numeri in quantità variabile o in quantità multipla. Stampare dei numeri significa tante volte, più volte, varie volte, stampare un singolo numero. Quindi stampare i numeri da 1 a n significa ripetere n volte la stampa di un numero. La stampa di n numeri significa ripetere n volte la stampa di un numero. Quindi io avrò un ciclo nel quale ripeterò la stampa di un numero. Adesso lo scriviamo in italiano, poi via via lo raffiniamo, no? Mi hanno detto che while serve per ripetere le istruzioni. Allora, la condizione del while, ci penso tra un secondo, per ora mi scrivo solo per non dimenticare che deve essere una condizione tale per cui il ciclo venga ripetuto esattamente n volte, perché n sono i numeri che devo stampare. E dentro devo stampare un numero da stampare. Quindi l'istruzione while mi servirà per ripetere n volte una certa cosa, e la cosa che devo ripetere qual è? La stampa di un numero. Quale? Beh, ogni volta il prossimo, ogni volta quello successivo. Questo è il micro ragionamento. Adesso proviamo a chiederci, poi dopo arriviamo alla condizione del while, ma prima proviamo a chiederci qua che cosa ci metto. Che numero stampo? Metto 1 non va bene, non posso metterci un numero esplicito. Ogni volta che passerò di lì dovrò in realtà stampare un valore diverso. Quindi magari mi conviene chiamare una variabile, chiamiamola x, e dico, stampa quella variabile, il valore corrente di questa variabile, e poi farò in modo che il valore corrente di quella variabile ad ogni nuova iterazione venga incrementato di un'unità. Quindi stampo il valore 1 e poi incremento il valore della variabile. Quindi stampo 1, lo stampa, poi x uguale x più 1, significa prendi il valore corrente di x, sommagli 1 e sostituiscilo alla x, e quindi a questo punto x vale 2. Ripeto, torno su, no. Noi lo leggiamo così vedendo il codice. Quando arriva questa graffa chiusa, ritorna su a rivalutare la condizione del while. Se quella condizione la trova ancora vera, rientra nel blocco, esegue le istruzioni, alla graffa chiusa torna su. Questa graffa chiusa del while, della riga 21, vedetevela come una freccia all'indietro, no? È il punto in cui l'esecuzione, il diagramma di flusso torna indietro. Quindi io arrivo qui, stampo x, poi lo incremento, poi ritorno su, ristampo x, poi lo incremento e vado avanti così. Come passo generico, no, del programmino va bene. Adesso le domande che dobbiamo sempre farci sono: cosa succede la prima volta e cosa succede l'ultima volta? Cosa succede alla prima iterazione e l'ultima? Quando ripetiamo una certa serie di cose, abbiamo sempre almeno 3 casi da considerare. Il primo elemento, quelli intermedi, e l'ultimo, che quasi sempre sono da gestire in modo particolare. Voi siete seduti in fila, c'è una serie di persone, ma mentre chi è seduto nel terzo posto, chi è seduto nel quarto, più o meno è posizionato nello stesso modo, chi è seduto ai due estremi, no, deve fare attenzione perché di lato, no? Le condizioni sono diverse, no? Quasi in qualunque tipo di operazione dobbiamo sempre chiederci, la prima volta, che numero stampo? Stampo x, ma quanto vale x? La prima volta lo devo decidere qui, lo inizializzo a un certo valore. Devo dichiararla, certo.
è necessario avere una inizializzazione delle variabili che vengono usate dentro il ciclo, inizializzazione che va fatta prima del ciclo, in modo che quando per la prima volta entro lì dentro, il valore di x sia ancora valido, sia già valido, abbia già senso, abbia il valore che deve avere per la prima iterazione del programma. Occhio che va messo qui e non va messo qui. Se qualcuno si sbaglia e mette l'inizializzazione x uguale 1 alla riga 21, che cosa fa questo programma? Stampa tante volte 1, perché ogni volta che torno su reinizializzo di nuovo la variabile x a 1 e ristampa 1, poi la incremento vale 2, ma poi ritorno su, al prossimo giro la rimetterò 1 e la reincrementerò di nuovo, no? Va messa 1, va forzata 1 solamente la prima volta, qui, prima del ciclo. Se la mettessi qua dentro, ogni volta che rientro la rimetto 1 e quindi non andrò mai avanti, stamperò sempre 1, 1, 1, 1. Ok, allora io parto con x uguale 1, riga 17, poi il programma, supponiamo che entri nel while, che questa condizione venga trovata vera, va alla riga 21, alla riga 21 stampa il valore di x, quanto vale x ora? 1. Allora stampo 1, magari con uno spazio così. Subito dopo incremento la x, quindi la x vale 1, x più 1 vale 2, prendo il 2 e lo metto al posto di x. Quindi da questo istante di tempo in avanti la variabile x varrà 2. Chiusa graffa, torno su e ripeto, printf di x, ma questa volta x vale 2, quindi stamperò 2. Poi prenderò 2 più 1, che fa 3, e lo metto dentro x, x uguale 3. Chiusa graffa, torno su. X vale 3, quindi stampo x, stampo 3, 3 più 1 fa 4, lo metto dentro x, x vale 4. Chiusa graffa, torno su. E vado avanti. Continuo ad andare avanti, stampando ogni volta il numero successivo. E per quante volte vado avanti? Per quante volte vado avanti me lo dirà questa condizione qua, che dobbiamo ancora scrivere. Qui che condizione dobbiamo scrivere? Dobbiamo scrivere una condizione che dica al programma che deve ancora stampare il dato se non ha ancora stampato tutti quelli che doveva stampare. Quindi, tutte le volte che la variabile x non ha ancora raggiunto il valore di n, allora devo ancora stampare. Io qui non posso dire n volte, che ne sa lui di quante volte l'ha stampato? Ricordate che il programma è molto idiota, e vede una riga sola per volta. Quindi io lì dovrò scrivere una espressione booleana che calcola un valore vero o falso a seconda, combinando i valori delle variabili. Quindi per n volte è un concetto troppo astratto. Qui dovrò dire, allora, il valore di x è già cresciuto troppo, perché se è cresciuto troppo mi devo fermare. Se invece non è ancora cresciuto troppo, posso andare avanti e quindi eseguire almeno ancora una volta il corpo del ciclo. Quindi se x non è troppo grosso, cosa metteremo qua? Minore? Minore o uguale a n. Giusto. Quindi metto x uguale 1 e mi chiedo, n, facciamo finta che l'utente abbia inserito 10, no? Perché il nostro... Ma se x uguale n, quello di n più 1. Sì. Però non stampo più quell'n più 1. Allora,
ragioniamoci. Qui cosa diciamo? Quando entriamo x uguale 1, tanto per ragionamento pensiamo che n valga 10, ok? X uguale 1, entriamo, 1 è minore o uguale a 10? Sì. E allora stampo 1, poi incremento x, ragionamento di prima, x vale 2, torno su, 2 è minore o uguale a 10? Sì, stampo 2. Incremento x vale 3, torno su, 3 minore o uguale a 10? Sì, stampo 3, incremento, x uguale a 4, 4 minore o uguale a 10? Sì, e vado avanti così, adesso avanti veloce, x uguale a 9, stampo 9, stampo 9, siamo d'accordo? X uguale a 9, incremento, 9 più 1 fa 10, x uguale a 10, torno su. Allora, adesso la domanda che mi devo fare è, quando x vale 10, non guardate da quella condizione l'abbiamo scritta noi. Allora, per scriverla dobbiamo farci la domanda seguente. Quando x vale 10, devo ancora eseguire il corpo del ciclo o no? Sì. Sì, perché il 10 lo devo stampare anche lui. Deve essere stampato il 10. E quindi quando x vale 10... cioè quando x vale n, questo nostro esempio x valeva n valeva 10, devo ancora ripeterlo ancora almeno una volta. Io dico sempre ripetere almeno una volta, perché quando valuto la condizione mi preoccupo della prossima iterazione, poi non ci penso se tra due o tra tre iterazioni dovrò ancora farlo, non mi chiedo quante ne devo ancora fare, mi chiedo questa volta la devo ancora fare o no? O sì o no? Una domanda molto più semplice. Allora, se x vale 10 abbiamo deciso che dobbiamo ancora farlo. E allora stamperemo x quando x vale 10, stampiamo 10. Poi incrementiamo la x, x vale 11. Noi abbiamo stampato 10, video. Adesso x vale 11, torno su e mi chiedo, 11 è minore o uguale di 10? No. 11 minore o uguale a 10, falso. E quindi non farò più nessuna iterazione, il corpo del ciclo non lo eseguo più e salto direttamente sotto a dire fine. Quindi x uguale 10 lo eseguo ancora, x uguale n lo eseguo ancora. Poi incremento x, x mi salterà ad n più 1, n più 1 non è più minore o uguale di n, 11 non è più minore o uguale di 10, quindi quel corpo del ciclo non lo faccio più con x uguale 11. Ciclo while, quando trova la condizione falsa, è un po' come una if, quando la trova falsa salta tutto e va sotto, va alla 26. Alla riga 26 c'è scritto fine, ho finito, e il programma termina. Dimmi. Vale 11. La variabile x vale 11, non c'è nulla di magico nel ciclo while che modifichi il valore delle variabili. Alla fine qui sotto sono sicuro che x vale, vale? Anche 11, n più 1. Non confondiamo mai l'esempio che usiamo per ragionare con il comportamento in generale del programma. Dimmi. Allora, lui mi dice, è una rivista, pensa sempre solo all'ultima iterazione, e mi dice, ma visto che abbiamo tutto questo problema con n, mettiamo semplicemente y di x uguale n. Il risultato di questo programma, che quali numeri avrebbe stampato? Nessuno. Ripartiamo dall'inizio, l'utente inserisce 10, inizializzo x uguale 1 e mi chiedo, 1 è uguale a 10? No. E quindi stampo fine. Non esegue il ciclo neppure una volta. Ok? Io devo lì scrivere una condizione che risulti vera per la prima iterazione, per l'ultima e per tutte quelle in mezzo. Quindi deve partire vera quella condizione.
e poi a un certo punto deve diventare falsa, quando sono andato avanti abbastanza. Non è una condizione che dici quando arrivi lì salta via, è finché quella è vera continua a girare. Quindi deve essere vera quella condizione, la devo scrivere in modo che sia vera per tutte le iterazioni che mi interessano, per tutti i valori della x che mi interessano. Se avessi scritto x minore di n, cosa sarebbe successo? Avrei stampato i numeri solamente da 1 a 9, a n-1. Vabbè, proviamolo, poi dopo vi faccio un po' di domande. Qui lo provo, indica un numero, 7, perché 10 mi sono stufato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fine. Ok? Vediamolo meglio, a rallenti. Andiamo in modalità debug. Stai buono, fermati. Mettiamo un breakpoint qui. E partiamo col programma. Aspetta, esci, esci, fermati, ok, ok, allora, l'ho avviato in modalità debug, quindi qui si è aperta la finestra col programma e nel frattempo ho la frecciolina gialla che mi indica, no, l'istruzione che sto per eseguire, e poi vado avanti col tasto, come si chiama? F7, tasto F7 che mi fa andare avanti di una riga per volta del programma. Potrei farlo con l'icona qui sotto, ma ce l'ho più comodo dalla tastiera, no? Quindi indica un numero, vediamo un attimo le variabili. Le variabili del programma valgono n uguale 95 e x uguale sta cosa qui, no? Perché è un normale che le variabili all'inizio siano non inizializzate, quindi hanno un valore casuale, possiamo dire. Noi andiamo avanti col programma, indica un numero, a questo punto il programma è la riga 14, quando premo F7 esegue la scanf, quindi vedete che il triangolino scompare, perché il debugger non è pronto ad accettare i miei comandi, ma perché in realtà il programma è bloccato su questa finestra, aspettando che io inserisca il numero, che era 7. Quando batto l'invio, l'esecuzione riprende dalla riga 17, che è la prossima istruzione eseguibile, e vedete che la variabile n finalmente, no, è stata messa a 7. X vale ancora porcheria, ma la prossima istruzione che eseguo, x viene messa tranquillamente a 1. A questo punto la riga 20, pensate alla miopia con cui lavora il programma non capisce nulla, non capisce che stiamo facendo... Dove la metto in modo che non rompa le scatole? Qua. Non capisce che stiamo facendo dei cicli, delle iterazioni da 1 a 10. L'unica cosa che lui si chiede è x è minore di n? 1 è minore di 7? Sì. Allora entra dentro. Quindi lui valuta questa condizione, la trova vera, perché noi siamo stati così bravi da fare in modo che fosse vera, e si arriva alla riga 22 in cui sta per stampare il valore di x. Sta per stampare il valore di x che in questo caso è 1. Quindi quando eseguo mi compare l'1 qua. Ho eseguito la printf. Adesso x vale ancora 1, no? Dopo aver eseguito la riga 22 sto per eseguire la 23, quando premo F7 x vale 2. E la frecciolina che mi indica lo stato di esecuzione del programma, come vedete, era qui e è tornata su alla riga 20, perché è sbattuto contro la chiusa graffa e è tornata su. E adesso la riga 20 si chiede di nuovo, ma senza ricordarsi che l'ha già fatto prima, 2 minore di 7, questo caso è 2, non è più 1, x è cambiato nel frattempo.
Guai se così non fosse, no? Non uscirebbe mai. Allora, a questo punto x è uguale a 2, x è minore di 7, sì. Allora, quando vado avanti, la prossima esecuzione, ciò che si chiede il while è, ma la prossima istruzione deve essere la 22 o la 27? Questa è la domanda che si fa. Se la condizione è vera, allora vado avanti nella 22, cioè entro nel ciclo. Eseguo ancora almeno una volta il corpo del ciclo. Se la condizione è falsa, esco dall'iterazione, quindi vado ad eseguire la prima istruzione che segue il ciclo, la prima fuori, e poi da lì proseguo. In questo caso 2 minore 7 mi risulta sia vero e quindi lui entra dentro, stamperà il valore di x che è sempre 2, quindi quello che dicevamo prima, ripeto le stesse istruzioni, ma in realtà queste istruzioni faranno cose diverse perché i valori delle variabili sono cambiati. X uguale 3, stampo il 3, x uguale 4, di qua vedete che i numeri stanno andando avanti, le stampe stanno andando avanti, x uguale 4 non è ancora stampata finché non entro nel ciclo e non faccio la printf, anche a questo punto si stampa anche il 4, e vado avanti così. X uguale 6, adesso ho stampato il 6, incremento la x, vale 7, non ho ancora stampato il 7, adesso mi chiedo, 7 cioè x è minore o uguale a 7 cioè n? Ancora sì, e quindi eseguo ancora questo. Stamperò il 7, che è comparso qui, e incremento ancora la x. X vale 8, questa volta la riga 20 ci chiede 8 cioè x è minore o uguale a 7 cioè n? Non più. E allora l'istruzione while di riga 20, che non sa che ha già fatto questo ragionamento per 7 volte e per 7 volte ha detto sì. Per lui potrebbe essere la prima volta, non attribuiamo al programma delle comprensioni di ciò che succede che invece dobbiamo avere noi. Vede che è diverso, allora decide, la prossima istruzione da eseguire non sarà la 22 ma sarà la 27. E infatti va giù. E quindi con x uguale 8 non entriamo nel ciclo, non stampiamo il valore. E quindi stampiamo fine, che è comparso lì, e poi return 0 fa terminare il programma. Ok? E questo funziona qualunque sia il valore di n, perché se l'utente indica come valore di n 321, diligentemente... il programma, pensavate che ce ne fosse più lungo, invece no. Stampa i numeri da 1 a 321, che è una cosa che volevamo sempre sapere, quali sono. Domani impariamo a incolonnarli bene. Adesso andiamo però a mettere in crisi il nostro programma. Abbiamo l'utente, quello sempre simpatico, no? Che avete sempre un amico simpatico, che quando pensate che tutto sia a posto arriva lì e dice, ma se l'utente inserisce 0? No, facciamolo un po' meno antipatico. Se l'utente inserisce 1, cosa fa il programma? Fa la cosa giusta o no? Andiamo a vedere. Quale sarebbe, innanzitutto, per rispondere a cosa fa la cosa giusta, dobbiamo chiederci, quale sarebbe la cosa giusta da fare? Stampare 1. Ok. Allora, questo programma qua, con n uguale 1, che fa? Stampa 1. Perché entra lì x uguale 1, n uguale 1, perché il nostro amico simpatico l'ha fatto, riga 20, x cioè 1 è minore o uguale a n cioè 1? Eh sì, 1 è minore o uguale a 1. Quindi stampa 1, incrementa la x che vale 2, quando torna sopra 2 minore o uguale a 1 sarà falso e non stampa più null'altro oltre all'1. Ok. Adesso però arriva l'altro che scrive 0.
Con n uguale a 0, cosa fa questo programma? Cosa stampa? Stampa fine, senza stampare nessun valore numerico. Perché cosa succede? Succede che n vale 0, x lo inizializzo a 1, e qui alla riga 20 mi chiedo, 1 è minore o uguale a 0? No. E allora il corpo di questo ciclo non lo eseguo manco una volta. Perché già la prima volta che arrivo alla riga 20 trovo la condizione già falsa in partenza e quindi andrò direttamente alla riga 27. Senza, non si offende per il fatto che quel ciclo non l'ha eseguito. Trova la condizione falsa, va alla riga 27. Quindi non stamperà neppure una volta la printf della riga 22. Ma andrà direttamente appunto alla riga 27. Stampa, fine e basta. E quanto varrà x? Quando stampo questo fine, in realtà non ci interessa perché non stiamo stampando, ma ragioniamoci, quanto vale x? Vale 1. Perché non è mai stato incrementato, perché non sono mai passato dalla riga 23 in cui incrementavo il valore. E quindi stampa fine senza nulla. Quindi direi che anche in questi casi limite il programma si sta comportando correttamente. Beh, perché nel caso dello 0 avrei potuto sprecarmi e stampare un messaggio del tipo la richiesta non è del tutto lecita, ma perché poi in realtà c'è il caso in cui arriva l'utente che scrive meno 7, che è pur sempre un numero intero, e che faccio? Cosa fa il programma se l'utente inserisce meno 7? Si comporta come con lo 0. Figurato, alla fine la chiave di tutto è la riga 20. Io so che la prima volta ho inizializzato, forzato x uguale 1, n vale meno 7, 1 è minore o uguale a meno 7? No, e allora non eseguo il ciclo, neanche una volta. Quindi non fa la cosa sbagliata, perlomeno. Potrebbe mandare un messaggio esplicativo in più, ma non fa la cosa sbagliata. Ecco, l'unica cosa, attenzione, che nella riga 25 abbiamo scritto una cosa un po' imprecisa. Abbiamo scritto, sono sicuro che x vale n più 1. Ecco, sono sicuro che x vale n più 1 se sono uscito regolarmente dal ciclo. Nel caso in cui n valga meno 7, x non vale meno 6, in quel punto lì. Quindi, dobbiamo sempre fare attenzione ai ragionamenti che facciamo, che una cosa ci sembra vera, e è vera con un certo ragionamento, ma magari quello, dobbiamo sempre chiederci, è il caso generale o è un caso particolare? È il caso particolare, normale, in cui esco da quel ciclo con n uguale, con x uguale a n più 1. In un caso malato in cui n sia negativo, quello non è vero. Ma se scriviamolo, visto che l'abbiamo scoperto, perché poi magari tra un anno qualcuno scopre questo programma, lo vuole migliorare, vede quel commento e dice ok, allora sono sicuro che vale questo e uso questa informazione per andare avanti. Ok? Allora, riconosciamo i pezzi di questo programma. Un ciclo è sempre composto da un corpo, che è la cosa più importante, una o più istruzioni che ho bisogno di ripetere. Questo è il corpo del ciclo, quella singola printf. Abbiamo fatto tutto sto casino per ripetere la printf. Abbiamo una variabile di controllo del ciclo, che è la variabile x. La variabile di controllo è quella variabile, o quelle variabili, potrebbero essere più di una, il cui valore evolve all'evolvere delle iterazioni, delle ripetizioni. È la variabile la quale a un certo punto dirà basta, farà in modo che la condizione diventi falsa. Tutte le variabili usate all'interno dei cicli vengono coinvolte in tre momenti importanti.
la condizione di uscita, l'aggiornamento della variabile di controllo e soprattutto l'inizializzazione della variabile di controllo. Una variabile, per gestire un'iterazione, devo darle un valore iniziale, e questo valore deve essere fatto prima del ciclo, affinché alla prima iterazione, ma ancora prima della prima iterazione, la prima volta che incontro la clausola while, questa condizione abbia un senso, che x abbia un valore sano e non abbia 2 miliardi 200 mila, quanto era quel numeraccio là, che abbiamo visto nel debugger. Quindi ogni volta che una variabile che mi serve per gestire un ciclo, riflesso automatico, se c'è una variabile dentro il ciclo vado subito alla riga sopra a vederlo inizializzata o no, deve essere inizializzata. Possiamo inizializzarla dove vogliamo, eh? Ovviamente avrei anche potuto scrivere x uguale 1 qui, però io devo dire che esteticamente preferisco vedere l'inizializzazione subito prima del while, perché sono sicuro di averla fatta, la vedo lì, non devo andare indietro magari 3 pagine a vedere sopra se l'avevo inizializzata 20 righe prima e se nel frattempo non l'avevo usata per altri scopi e quindi ne avevo modificato il valore. Io voglio essere sicuro che quando entro in quel while per la prima volta x valga 1. E poi deve essere aggiornata. Se io dimenticassi di aggiornare questa, no? Cacchio, mi sono dimenticato, non fatto. Cosa fa questo programma? Ho dimenticato di aggiornare, in questo caso di incrementare la variabile di controllo. Questo programma è un bellissimo... Cosa ho fatto? Non l'ho ricompilato, scusate. È un bellissimo... spara uno. Perché stampa 1 e poi torna su, ma x continua a valere 1 e quindi continua a dire 1 minore di 7, sì, allora stampa 1. Ma qualcuno mi aiuti. Sembra urlare, aiuto. E qui ne avremmo già stampati qualche migliaio, fermiamolo. È necessario che la variabile di controllo venga aggiornata, il modo più semplice, che succede spesso, è semplicemente incrementare di un'unità per tenere conto di quanti giri ho fatto o devo ancora fare, ma ci sono altri modi di aggiornarla. L'importante è che questa variabile si modifichi in modo che prima o poi questa condizione diventi falsa, perché se è vera per sempre il programma va avanti per sempre. Ok? Ok. Allora, ricompiliamolo giusto. Sì. Ok, allora lei mi chiede se l'utente anziché un numero scrive una lettera Q, giusto? No, Q sembra proprio uno zero, T. Cosa deve fare il programma? Allora, purtroppo non vi posso rispondere a questo ancora per almeno un mese abbondante, perché in realtà cosa fa, dobbiamo chiederci cosa fa questo programma se l'utente inserisce una lettera o comunque qualcosa che non sia un numero intero. E la scanf cerca di capire, di vedere cosa ha scritto l'utente e cerca di interpretarlo secondo il formato %d, secondo il numero intero. Trova una lettera T che non mi risulta e non risulta alla scanf, possa essere un valido inizio di una sequenza che rappresenta un numero intero e quindi si astiene. Non legge nulla perché quello che sta per leggere non le sembra giusto. Il risultato è che non legge nessun valore di n. E il programma va avanti con un valore di n che era quello non inizializzato, casuale, dell'inizio. Quindi, non so, beh, in questo caso era 95, via. Ma la volta dopo potrebbe essere un valore diverso.
ma viene sempre 95, si vede che quella locazione di memoria c'è 95. Allora, in realtà questo è un comportamento sbagliato per il programma. Il programma dovrebbe fermarsi e dire guarda che devi inserire un numero. Il problema è che la scanf per 100D non potrà mai dirmi l'utente non ha inserito un numero, perché per 100D guarda solo numeri. Per poter gestire questo tipo di errore, vi dicevo, dobbiamo aspettare un pochino fino a quando non impareremo a gestire le stringhe, ossia i vettori di caratteri. Allora, in quel caso impareremo a leggere ciò che inserisce l'utente come vettore di caratteri, come stringa, come l'intera riga. E poi andiamo a guardare la riga e ci chiediamo, dentro questa riga l'utente ha scritto un numero o ha scritto altre cose? A quel punto potremmo stampare messaggi d'errore oppure no. Fino ad allora dobbiamo, diciamo così, limitarci a non fare controlli d'errore troppo stringenti e sperare che lui, quando chiede un numero, inserisca un numero. E se no, mi scappa il programma. Ma perché poi ci sono delle cose anche più subdoli, tipo l'utente inserisce 33R e il programma lo prende per buono, perché vede un 33, lo mette dentro N e le R che sono rimaste le lascia lì, non li disturba, mentre in realtà dovrebbe dare errore. Quindi queste cose, fino a quando non faremo le stringhe, non siamo in grado di gestirle nel modo corretto. Una informazione di sintassi, piccola piccola, ma comoda. Visto che nei cicli molto spesso le variabili di controllo devono essere incrementate o decrementate, c'è un modo più comodo per scriverlo, che è quello di usare un operatore strano del linguaggio C, che è l'operatore più più, x più più equivale in tutto e per tutte a x uguale x più 1, cioè incrementa il valore di x. Solo che è più breve da scrivere, più comodo, è anche più esplicito, lo sto incrementando di 1, anziché andare a vedere x uguale x più 1, oppure un 7, lo sto vedendo male perché sono miope. Per cui non c'è nulla di nuovo, no? X più più prende il valore di x e lo incrementa di 1, esattamente ciò che fa x uguale x più 1. Sono del tutto equivalenti, per comodità si usa quasi sempre la seconda forma, solo perché è più breve, e tutto sommato è altrettanto leggibile una volta capito questa piccola cosa. Dovessi decrementarlo, c'è anche suo fratello che è x meno meno, che lo diminuisce di un'unità e basta, sono solo sti due. Ok, un'altra nota terminologica è quando quella variabile x, quando una variabile in generale viene usata così come stiamo usando x, cioè inizializzandola a un valore noto e incrementandola di un'unità per un certo numero di volte, cosa sta facendo questa variabile? Conta. Conta, cosa conta? Conta il numero di iterazioni. 1, poi 2, poi 3, poi 4. In ogni istante mi sta dicendo a che giro siamo. Le variabili usate in questo modo le chiamiamo contatori, per ovvi motivi. Il contatore non è una variabile strana che fa il contatore, no, è una variabile come tutte le altre, ma che noi scegliamo di usarla in questo modo, per tenere traccia, per tenere il conteggio di quante volte una cosa è già stata fatta. È un contatore, tipicamente viene inizializzato, incrementato e poi quasi sempre viene poi usato, vabbè, qui in questo caso per stamparlo, per controllare il ciclo, ma poi ne facciamo ciò che vogliamo del valore di questo conteggio. Ecco, in questo caso abbiamo il contatore che coincide col dato, ma se io modificassi leggermente il programma e dicessi io voglio stampare non i numeri da 1 a n, ma i quadrati. Allora fatemelo, scusate, fare su una riga diversa. I quadrati dei numeri da 1 a n. Cioè, se n vale 5, io voglio stampare 1, che è il quadrato di 1, 4, che è il quadrato di 2, 9, che è il quadrato di 3, 16, che è il quadrato di 4, e 25, che è il quadrato di 5.
e poi mi fermo. Cosa dovrò fare? E dovrò, lo faccio sotto, così il programma fa entrambe le cose, scusate, sotto il fine. Allora, innanzitutto devo ripetere n volte un'operazione, come prima. Per ripetere n volte un'operazione reimposto lo stesso schema. Parto da 1, itero fin tanto che non ho raggiunto n, n compreso, e incremento x. Questo scheletro qua vuol dire ripeto n volte. Che cosa ripeto? Non lo so, devo scriverlo ancora. Lì c'è lo spazio per il corpo della ripetizione, perché ciò che devo fare. Ma questo scheletro è sempre lo stesso. Poi in questo caso conto da 1 a n, potrei contare da 0 a n-1, potrei contare da n a 0 decrementando. No, contare si può contare come si vuole. E che cosa faccio dentro? Stampo non più x, il quadrato di x. E quindi posso calcolare il quadrato di x e poi stamparne il valore. Y, adesso la dichiaro sopra, devo ricordarmi di dichiararlo. Quindi x mi dice se sei al giro 1, se sei al giro 2, se sei al giro 3, e se sono al giro 3 devo stampare non 3, ma il quadrato di 3. E quindi calcolo x al quadrato, lo memorizzo temporaneamente dentro un'altra variabile y, che provvedo a stampare alla riga 40. Ok? Avrei anche potuto scrivere, e non sarebbe cambiato nulla, così. Cioè non sono obbligato, se il valore mi serve una volta sola per stamparlo, non sono obbligato a mettere una variabile e poi stampare la variabile. No, all'interno del printf posso usare una variabile ma anche un'espressione. Ma io l'ho fatto con la y per evidenziare che in questo ciclo c'è una variabile che è il valore che voglio stampare, che è y, che è slegata rispetto, che non, non coincide col contatore del ciclo, che continua a essere x. No, sono due ruoli diversi, x ha il valore, ha lo scopo primario di contare, in modo che vengano fatte 10 iterazioni, 7 iterazioni, 121 iterazioni. E poi dentro l'iterazione ci saranno altre variabili che servono per mostrare i dati che mi interessano. Quindi in questo caso c'è un errore, ovviamente ho detto la dichiaro ma poi non l'ho fatto, virgola y. E quindi se scrivo 7 lui mi stamperà i numeri da 1 a 7 seguito dai quadrati dei numeri da 1 a 7, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 sembrano giusti. E non ci ho neanche più pensato tanto, no? Dopo aver studiato bene queste 4 righe di programma, mi sta un po' entrando, no, in mente questo, questo schema, questo modello, questo template. Ripetere n volte significa prendersi un contatore che conta da 1 a n, e contare vuol dire inizializzare, incrementare e controllare se non sono arrivato già a n. Questo, questa salsa qui la userete sempre.
Adesso sempre in questo programma, perché lo usiamo così come brogliaccio, no? Un altro stampare, i primi n numeri della serie di Fibonacci. Conoscete qual è la serie di Fibonacci? Comincia così. 1, 1. E poi ogni numero successivo della serie di Fibonacci è uguale alla somma dei due numeri precedenti. Quindi 1 più 1 fa 2. Poi quello successivo è 1 più 2, 3. I due precedenti, 2 più 3, 5. 3 più 5, 8. 5 più 8, 13. 13 più 8, 21. 21 più 13, 44. E beh, no? 44 più 21 fa 65. Quindi ogni numero è uguale alla somma dei due precedenti, quello che in matematica scriveremo che è x con i uguale x, no, non chiamiamolo x, chiamiamolo f per Fibonacci di i, uguale f di i meno 1 più f di i meno 2, con i maggiore o uguale chiaramente a 3. E f di 1 uguale f di 2 uguale 1. Questa è la definizione della matematica. Allora, questo ci dà qualche, non grattacapo, ma pensiero in più. Perché non è come il quadrato, se io ti dico il nono numero, no? X uguale 9, il nono numero della serie di Fibonacci, devo contare, no? Devo partire dall'inizio a contare. Non c'è una formuletta come i quadrati dei numeri, faccio x per x. Non c'è nessun calcolo che posso fare a partire da x, 9, per darmi qual è il nono numero della serie Fibonacci. Non è un'espressione calcolabile con i normali operatori aritmetici o algebrici. Quindi in questo esempio praticamente scindiamo totalmente quello che è la gestione dell'iterazione da quella che è la gestione del calcolo. Noi andiamo sotto e diciamo, vabbè, io devo il primo numero è sempre 1, il secondo numero è sempre 1, e dopodiché devo calcolare la somma dei due precedenti. Allora, calcolare la somma dei due precedenti, devo dargli un nome, no? Per poterlo... Non ha senso chiamare f uguale 1 più 1. Sì, mi dà il terzo numero della serie, però scrivere 1 più 1 non è generalizzabile. Allora, potremmo chiamarlo fp, f precedente, uguale 1... e f precedente precedente uguale 1. Cioè quello prima e quello prima ancora. Allora a questo punto posso dire che il prossimo numero della serie Fibonacci è uguale al numero precedente più il precedente del precedente. In termini matematici lo potrei scrivere, questo qua, questa variabile mi rappresenta la f di i meno 1. Questo in termini matematici mi rappresenterebbe la f di i meno 2.
però lo chiamerei anche così, solo che il meno e la parentesi tonda non sono caratteri legali nel nome di una variabile, perché verrebbero confusi con l'operazione matematica. Allora l'ho chiamato in un modo diverso per ricordarmelo. No? L'avrei anche potuto chiamare, non so, F1 e quest'altro F2. Sono dei nomi che semplicemente mi ricordino il significato del valore contenuto in quella variabile. Allora, quello che sto scrivendo qua sotto è che quello è che abbiamo scritto prima matematicamente, che f di i uguale f i meno 1 più f di i meno 2, trascritto con i nomi che ho scelto per le variabili in C. E ovviamente posso fare una stampa di F. Ci sto solo cercando di ragionare, poi il ciclo lo impostiamo dopo. Allora, cosa ho fatto finora? Ho preso il primo e il secondo, ho calcolato il terzo e ho stampato il terzo. A questo punto come faccio ad andare avanti? Dovrei calcolare il quarto di questa serie. Calcolare il quarto, non so, dovrei dare una nuova variabile che è uguale ad f più f precedente. Ma non mi piace, perché non è che ogni volta posso inventare una variabile nuova, se no non finisco mai di nuovo. No? Non sapendo quanto vale n, non saprei quante variabili scrivere. Allora cerco di ritrovarmi in una condizione in cui devo o posso ripetere cose che ho già fatto. Allora, se io mi metto mentalmente sul quarto numero, allora il numero precedente, se sono sul quarto, era quello che prima era il terzo. E il numero ancora precedente, f di i meno 2, se io sono sul quarto, è quello che prima era il numero precedente. Per cui se io, appunto, no, mentalmente mi sposto, adesso non sono più sul terzo, che l'ho stampato, non ci penso più, l'ho già fatto, ma voglio fare il quarto, allora il precedente nel quarto è uguale a quello che prima era F, quello che ho appena stampato. E il precedente del precedente è uguale a quello che prima era il precedente. Solo che così c'è un errore, adesso ci pensiamo. L'hanno scambiato. No, io faccio un passo avanti dicendo che okay, adesso mi sposto qui. Allora il mio precedente chi è? Beh, quello che prima era l'ultimo valore. E il mio 2 prima chi è? È quello che prima era 1 prima. Scusate i giri di parole. E quindi, no, sposto in là i valori delle variabili. Dicevo che qui c'è un errore di programmazione, perché purtroppo le assegnazioni avvengono in ordine di scrittura, quindi in questo caso prenderei il F, ricordiamoci che era il terzo numero di Fibonacci. Dico che quello precedente è uguale al terzo e quello precedente del precedente dovrebbe essere il secondo. Infatti il valore di F prec era il secondo. Peccato che io l'abbia già modificato qui quel valore, e quindi varrebbe al terzo. Quindi devo prima usarne il valore e poi solo dopo modificarlo. Quindi il precedente, quello che prima era precedente diventa il più vecchio, il precedente del precedente. Quello che prima era corrente diventa il precedente. E quindi il nuovo valore di Fibonacci continua a essere il precedente più più non per. E quindi lo posso stampare. Quindi ho giocato sempre sulle stesse tre variabili, no? Le ho spostate di posto, ma a questo punto lo posso stampare. E una volta che lo posso stampare, posso poi passare a quello successivo.
Passare a quello successivo vuol dire di nuovo mentalmente spostarsi avanti in una posizione. Adesso non so neanche più se sono la quarta, la quinta o la sesta, non mi interessa, sto passando al ragionamento in generale, dal passo io al passo di più uno, la parte induttiva del ragionamento, no? In cui sono arrivato ad un certo punto e mi chiedo come fare a passare al passaggio successivo? Scalo di uno. E poi ripeto, ma a questo punto non vado avanti a scrivere, mi sono accorto di aver identificato, ci potevo arrivare anche subito, ma un blocco che si ripete. Adesso può essere questo, dipende un po' come lo prendete. No, però c'è questo blocco qui, che in realtà sarebbe già questo, che si ripete. Non è banale, infatti avete tempo fino a domani per pensarci e provare, pensarci, io vi direi prendete carta e penna e mettete questi numerini e vedete di ripeterli per vedere se vi viene, no? Fare, eseguirlo, ma prima di farlo al calcolatore, eseguiamolo a mano per vedere se ci viene, se lo capiamo. Abbiamo una serie di variabili che ci servono per calcolare la funzione, funzione che non è banale. E quindi abbiamo identificato un valore iniziale per queste variabili e poi una regola per farle evolvere da un'iterazione a quella successiva. Questo blocco andrà ripetuto. Andrà ripetuto, beh, non proprio n volte, ma un po' meno perché due numeri li ho già stampati, sarà n-2 volte. E ci accorgeremo che il conto delle ripetizioni non ha nulla a che vedere con i numeri che sto stampando, no? Sono due cose proprio diverse. Allora, io oggi vi lascerei qui con questo semilavorato, no? Chiedendovi di provare a pensare, convincervi se è giusto oppure se non è giusto correggere gli errori e provare a pensare come inserire questo in un ciclo propriamente fatto. Domani riprendiamo risolvendolo fino in fondo.